Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, vieni per la potente intercessione del cuore del Inmaculado Corazón de María, la tua amatissima sposa. Vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione dell'Immacolato di Maria, la tua amatissima sposa. Amen. Amen. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, los saludo con mucho cariño. Bene, vi saluto con molto affetto. Para mí es siempre una gran alegría estar aquí en esta comunidad. Per me è sempre una grande gioia stare qui in mezzo a voi in questa comunità. Porque es mi familia espiritual. Perché è la mia famiglia spirituale. Già nos conocemos hace 21 años. Già ci conosciamo da 21 anni ormai. Es increíble el tiempo que ha pasado. Incredibile come il tempo è passato. Entonces nos reunimos los hijos del divino amor con los peregrinos del amor. E dunque ci riuniamo i figli del divino amore con i pellegrini dell'amore. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Chiediamo allo Spirito Santo che ci guidi. Hoy es Pentecostés. Oggi è Pentecoste. Leemos de Efesios 3, del 1 al 11. Leggiamo dall'Epistola agli Efesini, dal capitolo 3, dai versetti 1 a 11. Primero leo yo en español y luego lee Richard in italiano. Prima leggo io in italiano, poi legge Richard in prima in spagnolo. In spagnolo e poi legge Richard in italiano, l'avrete capito. El espíritu de la iglesia. Por este motivo yo, Pablo, estoy preso por amor de Jesucristo, por causa de vosotros los gentiles, porque sin duda habréis entendido de qué manera me confirió Dios el ministerio de su gracia entre vosotros, después de haberme manifestado por revelación este misterio sobre el cual acaba de hablar en esta carta, aunque brevemente, por cuya lectura podéis conocer la inteligencia mía en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no fue conocido de los hijos de los hombres, en la manera que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esto es, que los gentiles son llamados a la misma herencia que los judíos, miembros de un mismo cuerpo y partícipes de la promesa divina en Jesucristo mediante el Evangelio, del cual yo he sido constituido ministro por el don de la gracia de Dios que se me ha dado conforme a la eficacia de su poder. A mí, el más inferior de todos los santos, se me dio esta gracia de anunciar entre los gentiles las riquezas ininvestigables de Cristo y de ilustrar a todos los hombres descubriéndoles la dispensación del misterio que después de tantos siglos había estado en el secreto de Dios, creador de todas las cosas,
con el fin de que en la formación de la Iglesia se manifieste a los principados y potestades en los cielos la sabiduría de Dios en los admirables y diferentes modos de su conducta, según el eterno designio que puso en ejecución por medio de Jesucristo nuestro Señor. Paolo, l'apostolo dei pagani. Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi pagani, penso che abbiate sentito parlare del ministro della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini dalle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Hablamos de las obras espirituales de conciencia. Parliamo delle opere spirituali di coscienza. Quando tenemos una experiencia de Dios. Quando abbiamo un'esperienza di Dio che già nos ha revelado en nuestra sangre y en nuestra carne. Che già si è rivelata nella nostra carne, nella nostra sangue. La existencia espiritual de Dios. La esistenza spirituale di Dio. Que es algo mucho más grande que la misma religión. Che è qualcosa di molto più grande che la stessa religione. Es el encuentro con el Dios que está en la religión. È l'incontro con il Dio che sta nella religione. Y comienza la verdadera conversión. A quel momento comincia la vera conversione. Porque ya creemos de corazón. Perché già crediamo con tutto il cuore. Que Dios es espíritu. Che Dio è spirito. Y que ese espíritu está en mí. E che questo spirito è dentro di noi. Y yo en él. E io in lui. Y que ese espíritu me ama. E che questo spirito mi ama. Y quiere salvarme. E vuole salvarmi. Y que ese espíritu me da la sabiduría. E questo spirito mi dà la sapienza. De conocer quién soy. Di conoscere chi sono. Dónde estoy. Dove sono. Y dónde tengo que ir. E dove devo andare. Y qué debo de hacer para poder llegar a mi destino. E cosa devo fare per arrivare al mio obiettivo, al mio traguardo. Y esto es lo que hace que una persona tenga conciencia espiritual. E questo è ciò che fa che una persona poi abbia una consapevolezza spirituale. Porque entonces todo lo que hacemos,
perché di conseguenza tutto quello che facciamo lo hacemos desde el Espíritu. Lo facciamo a partire dallo Spirito. Già non lo hacemos solamente desde nuestra umana naturaleza. Già non lo facciamo solo unicamente secondo la nostra natura umana, sino che hemos asumido la naturaleza espiritual. Abbiamo invece accolto la nostra natura spirituale. Y todo lo que hacemos, e tutto quello che facciamo, lo que sentimos, quello che sentiamo, lo que deseamos, quello che desideriamo, lo que pensamos, quello che pensiamo, lo pensamos con el Espíritu, lo pensiamo insieme allo Spirito. Esto se conoce como un don del Espíritu Santo. Questo si conosce come un dono dello Spirito Santo. El temor de Dios, il timore di Dio, porque es tener esa prudencia. Questo significa avere questa prudenza, ese respeto, questo rispetto, esa conciencia de la presencia de Dios en mi vida, questa consapevolezza della presenza di Dio nella mia vita. Y ya no camino yo, già non sono io a camminare, yo camino con el Espíritu de Dios, io cammino insieme allo Spirito di Dio. Y todo cambia. Tutto cambia. Porque como dice San Pablo, ya no soy yo. Perché come dice San Paolo, già non sono io. Perché quando llegamos a esa realidad, quando arriviamo a scoprire questa realtà, llegamos a la circuncisión del corazón. Significa la circoncisione del cuore. Jesús habla de esto desde el principio de su vida pública. Gesù parla di questo fin dall'inizio della sua vita pubblica. Pero los que lo escuchaban, però coloro che lo ascoltavano, no sabían qué era eso. Non sapevano di cosa si trattasse. Porque todos esos judíos, perché tutti questi ebrei, eran racionalistas, erano razionalisti, y religiosos, e religiosi. No eran espirituales, non erano spirituali. Y para ellos circuncisión quiere decir sangre. Per loro la circoncisione significava sangue. Fisica. Fisico. Che si derrama. Che si sparge. Pero esa circuncisión espiritual de la que habla Jesús, però questa circoncisione spirituale della quale parlava Gesù, estaba por encima de su inteligencia. Era totalmente al di sopra dei loro pensieri. Y no lo entendía. Non lo capivano. Y Jesús sabía que no lo entendía. E Gesù sapeva che non lo capivano. Pero él se los decía. Però lui glielo diceva. Porque sabía que un día el Espíritu Santo, sapeva che un giorno lo Spirito Santo llegaría, sarebbe arrivato, y les recordaría, e avrebbe loro ricordato tutto quello che Gesù les insegnò, tutto quello che Gesù aveva loro insegnato. È una promessa che él hizo, è una promessa che lui ha fatto. La ragione umana diria, la ragione umana direbbe, ¿para qué hace eso Jesús si podía esperar a que llegara el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús ha hecho todo esto si podía esperar a que arrivasse el Espíritu Santo? Lo que sucede con el amor de Dios, quello che succede con l'amore, con l'amore di Dio, es que es perfecto. È che è perfetto. Y por eso ya dándoles lo que no entendían, e dunque già dandogli quello che ancora non potevano capire, sabía que iban a entender un día. Sapeva che un giorno avrebbero capito. Él nos da la vida. Lui ci dà la vita. Y nosotros no sabemos qué quiere decir el don de la vida. E noi non sappiamo quello che significa ricevere il dono della vita. Tenemos que descubrirlo. Dobbiamo scoprirlo. Y mucha gente muere sin saberlo. E molta gente muore senza essere arrivato a saperlo. Y solo lo descubre en el momento de la muerte. E solo lo scopre al momento della morte. Pero esa es la voluntad de Dios. Questa è la volontà di Dio. Algunos descubrimos esto en vida.
Alcuni lo scoprono durante la vita. Y otros en la muerte. E altri quando muoiono. Son misterios de la voluntad divina. Sono misteri della volontà divina. Pero nosotros tenemos una oportunidad, cada uno de nosotros. Noi tutti personalmente abbiamo un'opportunità. De descubrir a Dios profundamente en esta vida temporal. Di scoprire Dio profondamente in questa vita terrena. Quando Gesù parlava di San Juan Bautista, quando Gesù parlava di San Giovanni il Battista, diceva: Juan Bautista es el profeta nacido de hombre humano más grande que ha habido y que habrá. Giovanni Battista è il profeta nato da uomo più grande che ci è mai stato. Pero el más pequeño del cielo es más grande que él. Però il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Esta es una enseñanza muy importante. Questo è un insegnamento molto importante. Porque Jesús nos está diciendo. Gesù infatti ci sta dicendo. Aquí en vida. Qui in vita. Podemos entrar muy adentro de Dios. Possiamo entrare molto profondamente in Dio. Para que cuando partamos de esta vida. Di modo che quando dobbiamo lasciare questa vita y entremos al nacimiento espiritual eterno, entreremo nella nostra nascita spirituale eterna, entramos a diferentes niveles, entriamo a livelli differenti, dependiendo de cuánto entramos en Dios ahora, a dipendenza di quanto entriamo in Dio adesso, in questa es vita. Una opportunità che Dio nos dà. È un'opportunità che Dio ci dà. A nosotros que hemos sido escogidos. A noi che siamo stati eletti. Que somos un pueblo separado. Che siamo un popolo messo a parte. Predestinado. Predestinato. Con una misión militar. Con una missione militare. La salvazione delle anime. La salvezza delle anime. Che è la Iglesia de Cristo. Che è la Chiesa di Cristo. A nosotros, por ser miembros de este misterio. Noi per essere membri, per far parte di questo mistero. Por la palabra revelada a nosotros. Per la parola che ci è stata rivelata. Por la fuerza mística de los sacramentos. Per la forza mística dei sacramenti. Por la unción extraordinaria de la oración. Per l'unzione straordinaria della preghiera. Y por la gracia bienaventurada de las obras de misericordia. E per la grazia benedetta delle opere di misericordia. Podemos crecer en el Espíritu. Possiamo crescere nello spirito e decrescere in nostra naturalezza umana e decrescere nella nostra natura umana. E por eso es posible que durante esta vida terrenal ed è per questo è possibile che durante questa vita terrena entre más disminuimos como persona quanto più diminuiamo come persona y aumentamos como espíritu de Dios e aumentiamo come spirito di Dio nos compenetramos en la profundidad del misterio divino ci compenetriamo nella profondità del mistero divino por eso encontramos santos en la iglesia. Per questo incontriamo dei santi nella chiesa che quando oran, che quando operano, lievitano, perché sono tan livianos, perché sono tanto livianos, leggeri, sì, che non tienen peso, leggeri, sono tanto sí. Leggeri, che están vacíos de sí mismos, che sono vuoti di loro stessi. Y esto es la realización más importante. Questa è la realizzazione la più importante. Porque al final de la vida, perché al fine della vita, cuando entregamos este cuerpo, quando riconsegniamo questo corpo, entregamos el alma,
consegniamo la nostra anima sin ningún esfuerzo, senza nessuno sforzo, perché quando todavía somos mucho de sí mismos, perché tuttavia quando siamo molto ancora di noi stessi, la muerte es muy difícil, la morte è molto difficile, perché l'alma non quiere salir, perché l'anima non vuole uscire, perché l'alma tiene un apego a esto, perché l'anima si attacca alle cose della terra. Y es muy difícil porque esto trae un purgatorio. È molto difficile perché questo trae una conseguenza di purgatorio. Entonces, estamos acá hoy. Dunque siamo qui oggi. En un día extraordinario. In un giorno straordinario. Porque la iglesia es santa. Perché la chiesa è santa. Es divina. È divina. Es Jesucristo. È Gesù Cristo. Y toda estación litúrgica e ogni stazione liturgica es de origen divino. È di origine divina. Pentecostés, la Pentecoste, oggi es una gracia divina. È una grazia divina. Los apóstoles, gli apostoli, en Jerusalén, a Gerusalemme, recibieron el Espíritu Santo. Hanno ricevuto lo Spirito Santo. Pero ese momento vive en el eterno presente de Dios. Però quel momento vive, continua a vivere nell'eterno presente di Dio. Ossia che oggi estamos presentes. Siamo presenti en Pentecostés. In Pentecoste. En el eterno presente de Dios. Nell'eterno presente di Dio. El día de Pentecostés nunca pasa. Il giorno di Pentecoste mai passa. Pero hay dos formas de vivirlo. Però ci sono due modi di viverlo. Una forma meramente religiosa. La prima forma è unicamente religiosa. Tradicional. Tradizionale. Cultural. Culturale. Y esa no es una forma espiritual. Questa non è una forma spirituale. No es una experiencia de Dios. Non è un'esperienza di Dio. Es simplemente una experiencia de historia sagrada. È semplicemente una esperienza di storia sacra. Y la otra es la experiencia espiritual. L'altra è l'esperienza spirituale. Que es vivir Pentecostés. Che è vivere Pentecoste. Vivir y honrar el Espíritu Santo que está en mí. Vivere e onorare lo Spirito Santo che è presente in me. Que está en todos nosotros. Che è in ognuno di noi. Que está en toda la Iglesia. Che è in tutta la Chiesa. Y que es nuestro Dios. E che è nostro Dio. Y que hoy nos está diciendo. E che oggi ci sta dicendo. Yo soy un Dios real. Io sono un Dio reale. ¿Por qué tienes miedo? Perché hai paura. ¿Por qué tienes dudas? Perché hai dei dubbi. ¿Por qué tienes angustia? Perché tieni delle angosce. ¿Por qué tienes un corazón duro? Perché hai un cuore duro. Porque eres indiferente. Perché sei indifferente. Si yo soy la vida. Se io sono la vita. Y si verdaderamente estoy en tu corazón. Se io veramente sono nel tuo cuore. No puedes tener miedo. Non puoi avere paura. No puedes tener duda. Non puoi avere dubbi. Porque yo soy la esperanza. Perché io sono la speranza. La paz. La pace. Y yo soy la vida. Io sono la vita. Por eso, si queremos entrar más y más en Dios, dunque se noi vogliamo entrare più profondamente in Dio, la única señal que hay para saber si estamos profundizando, l'unico segno per sapere se noi veramente stiamo approfondendo, es la paz, è la pace, es el gozo, è la gioia, es la esperanza. Es la esperanza. Por eso la Iglesia habla de esto como verdades teologales. Per questo la Chiesa parla di questo come delle verità teologali.
trayendo la caridad, portando el amor, porque son las columnas de nuestra fe, perché sono le colonne della nostra fede. Cuando las tenemos en flor, cuando le abbiamo in fiore, están como grandes poderes, sono come grandi potenze, que nos dan a nosotros esa misión clara, que ci dà a noi tutti questa missione chiara, de lo que Dios quiere de nosotros, di quello che Dio si aspetta di noi. Sabemos que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Sappiamo che siamo strumenti eucaristici di riparazione. Y que Dios nos creó. E che Dio ci creò. Para salvar almas. Per salvare le anime. Y cada uno de nosotros. E ognuno di noi. Es parte de un territorio de almas. È parte di un territorio di anime che sono tutte le anime che cruzeranno il nostro cammino durante la nostra vita, che sono tutte le anime che incroceranno il nostro cammino durante la nostra vita. Aun los extraños que cruzan en la calle por un instante, anche gli estranei che attraversano la nostra strada solo per un momento, esos son nuestros. Questi sono nostri. Y nosotros somos de ellos. E noi siamo di loro. Somos lo mismo. Siamo lo stesso. Y nos afectamos para bien o para mal. E abbiamo un'influenza reciproca per il bene o per il male. Y esta es la misión. Questa è la missione. De que siempre, donde quiera que estemos. E che dunque sempre, dove anche ci troviamo, aun quando dormimos, anche quando dormiamo, estemos en el amor de Dios, siamo nell'amore di Dio, porque entonces lo demás Dios lo hace, perché tutto il resto Dio se ne fa carico. Nosotros somos estas vasijas de barro, noi siamo questi vasi di argilla. Y el tesoro es el Espíritu Santo, lo que llevamos. El tesoro que portiamo en noi es el Espíritu Santo. Y nuestra misión es mantener la vasija limpia. La nostra missione è tenere questo vaso pulito. Porque lo demás Dios lo hace. Perché tutto il resto Dio se ne fa carico. Hay un ejemplo claro sobre esto. C'è un esempio chiaro su questo. Después de Pentecostés, dopo Pentecoste, los apóstoles todos los días se reunían temprano en la mañana. Gli apostoli ogni mattina si riunivano presto, para partir el pan, per condividere, per rompere il pane, o sea, para celebrar la misa, per celebrare la santa messa. Y luego salían hacia el templo de Jerusalén a predicar. E dopo uscivano verso il Tempio di Gerusalemme per predicare. Y la gente ya no se preocupaba de pedirles que impusieran manos a los enfermos. E la gente neanche più si preoccupava di chiedere di imporre le mani per i malati. Simplemente los sentaban en la calle, al lado y lado por donde ellos iban a pasar. Semplicemente li posizionavano dal lato della strada dove sarebbero passati. Y cuando pasaban, e quando passavano, no tocaban a nadie, non toccavano nessuno, pero todos se sanaban, però tutti guarivano. ¿Por qué? Perché? Porque estaban llenos del Espíritu de Dios, perché erano pieni dello Spirito Santo. Y no eran las manos las que iban a hacer nada, e non erano le mani che facevano qualcosa, sino el Espíritu que llevaban, era lo Spirito che portavano dentro di sé. Y él hacía todo. Ed era così con tutti. Y eso somos nosotros. E questo siamo anche noi. Si nos preocupamos de mantener esta vasija limpia, se ci preoccupiamo di tenere questo vaso pulito, para Dios, per Dio, Dios hace el trabajo. Dio farà il lavoro. Esto es lo que le enseñó Jesús a Santa Teresa de Ávila. Questo è l'insegnamento che Gesù diede a Santa Teresa d'Avila. Cuando ella se preocupaba mucho por sus necesidades, quando lei si preoccupava molto per le sue necessità, el Señor siempre le llamaba la atención.
Il Signore sempre la richiamava. E le decía, haz mi trabajo. E gli diceva, fai il mio lavoro. E io hago il tuyo. E io faccio il tuo. E questa è una enseñanza molto importante. Questo è un insegnamento molto importante. Perché a volte non nos damos cuenta. A volte non ci rendiamo conto che nuestra relación con Dios, che la nostra relazione con Dio è una relazione de limosnero, de pordiosero. È una relazione di elemosina, di il che pide limosina. Di povero, sì, insomma, il povero che fa la limosina. Il mendicante. Mendicante, sì. E non de hijo. E non di figlio. E non de obrero de Dios. E non di operaio di Dio. Perché quando siamo obrero di Dio, perché quando siamo operai di Dio, sappiamo che Dio sa che necessito io. Sappiamo che Dio sa ciò che necessitiamo. Perché Él è buono e giusto. Perché Lui è buono e giusto. E se io solo hago su trabajo, e se io faccio solo il suo lavoro, Él me da 1000 por 1. Lui mi darà 1000 per 1. Y esto es muy importante tenerlo claro. Questo è molto importante tenerlo ben presente. Porque esto es descubrir a Dios en mi vida. Perché questo significa scoprire Dio nella mia vita. Y ya no es más lo que yo necesito o lo que yo deseo. E già non è quello che io ho bisogno o quello che io desidero. Eso ya no es mi preocupación. Questo già non è la mia preoccupazione. Eso se lo entrego a Dios. Questo lo lascio a Dio. Ya lo que yo estoy interesado en hacer, quello che a me interessa fare, es lo que Dios me coloca para hacer. È ciò che Dio mi mette in situazione di fare. Y ese es el trabajo más importante para mí. Questo è il lavoro più importante per me. Non mis deseos ni necesidades. Non i miei desideri o le mie necessità. De eso me olvido. Di questo io mi dimentico. Y siempre Dios es puntual. Sempre Dio è puntuale. Si yo hago eso, se io questo lo faccio, y lo hago de verdad, e lo faccio veramente, de verdad Dios me cuida. Veramente Dio si occuperà di me. E nunca me faltará nada. Nunca, mai mi mancherà nulla. E se me falta, non me preoccuparé. E se qualcosa mi manca, non mi preoccuperò. Perché aún en la escasez, Dios me da paz. Perché anche nella scarsità, Dio mi darà la pace. E se io vivo cualquier circostanza della vita, e se io vivo alcune circostanze della vita, però la vivo in pace, però la vivo in pace, e non mi roba la speranza, e non mi ruba la speranza, e non mi quita il gozo, e non mi ruba la gioia, entonces es como si no existiera lo que está sucediendo. È come ciò che sta succedendo non esiste. Y esto es Dios en mi corazón. E questo è Dio nel mio cuore. Eso es vivir en el espíritu. Questo è vivere nello spirito. Es la verdadera libertad. È la vera libertà. Y es lo que conocemos como el camino. Questo è quello che conosciamo come il cammino. Porque vivir así es caminar en los rieles de la verdad. Vivere così è camminare sulle rotaie della verità. Y con un destino claro y perfecto. E con un traguardo chiaro e perfetto. Che è la gloria di Dio, la salvación dell'alma. Che è la gloria di Dio e la salvezza dell'anima. Amen. 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 Voy a terminar con una lectura. Terminerò con una lettura. 1 Timoteo, prima lettera di Timoteo, de capitolo 2, desde il versículo 1. Capitolo 2, a partire dal versetto 1. Non sé dónde paro, pero le ponemos atención, ¿no? Oración pública. Recomiendo, pues, ante todas cosas que se hagan súplicas, oraciones, rogativas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en alto puesto, a fin de que tengamos una vida quieta y tranquila en el ejercicio de toda piedad y honestidad, porque esta es una cosa buena y agradable a los ojos de Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres se salven
y vengan en conocimiento de la verdad, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos y para testimonio de las antiguas promesas dado a su tiempo, del cual yo estoy constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento, doctor de los gentiles en la fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias, exentos de todo encono y disensión. Asimismo, oren también las mujeres en traje decente, ataviándose con recato y modestia, y no inmodestamente con los cabellos rizados, ni con oro o con perlas o costosos adornos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad. Disposizioni per la comunità ecclesiale. Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo infatti è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Allo stesso modo le donne vestite decorosamente si adornino con pudore e riservatezza, non con trecce e ornamenti d'oro, perle o vesti sontuose, ma come conviene a donne che onorano Dio con opere buone. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Amen. Amen. Buen trabajo. Maravilloso. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Gracias.